Ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Ha annunciato lo stanziamento di fondi per riqualificare il parco del Mercatello di Salerno, ma ha anche parlato di lavoro e politica. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo Di Luca, questa mattina a Salerno in occasione dell'avvio dei lavori al cantiere del mercato di Via Piave, in pieno centro a Salerno. Il primo servizio. Arrivano 4 milioni e mezzo di euro per riqualificare il parco del Mercatello. Ad annunciarlo questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con la stampa sull'avvio dei lavori nell'area mercatale di Via Piave. De Luca ha raccontato ai giornalisti di aver effettuato un sopralluogo e di essere rimasto colpito negativamente dallo stato di degrado in cui versa la zona. Mi è venuto il mal di fegato, ha detto. De Luca ha raccontato di aver trovato auto parcheggiate all'interno del parco, ma ha assicurato il suo impegno a far ritornare il parco un vero gioiellino. Mi è capitato di passare una settimana fa. E mi è venuto il male di fegato. Ho trovato macchine parcheggiate dentro, macchine rimosse dal carro attrezzi. Dobbiamo fare un intervento di riqualificazione totale del parco del Mercatello. Deve ridiventare un gioiello, una bomboniera, perché quello è stato uno dei grandi interventi di riqualificazione urbana che ha riammagliato grandi quartieri popolari, Mariconda, Quartiere Italia, Quartiere Europa, Mercatello, e dobbiamo riportarlo al vecchio splendore, ma sono convinto che faremo presto anche questo intervento. Il governatore non si è sottratto ad altre domande nell'incontro con la stampa e ha parlato di vari argomenti. L'avvio dei lavori per la riqualificazione dell'area mercatale è stata in particolare spunto per annunciare altri interventi che riguarderanno la zona per la quale si è impegnato a garantire più sicurezza in Piazza San Francesco e a ripescare il progetto per il parcheggio multipiano nello Stadio Vestuti. Infine non sono mancate considerazioni di natura più politica, oltre ad annunciare che verrà assorbita tutta la graduatoria degli idonei al recente concorso regionale. De Luca ha invitato commercianti ed artigiani ad attingere alle risorse messe a disposizione dal crescente bando e si è soffermato sul recente incontro con il segretario del PD Zingaretti. Infatti una chiacchierata molto cordiale, abbiamo spiegato, informato anche Zingaretti del lavoro che stiamo facendo, soprattutto in relazione al lavoro. Ho ricordato anche a lui che stiamo creando qui 10.000 posti di lavoro stabile per diplomati e laureati. Il 13 febbraio si fa la seconda prova del concorso regionale, finalmente, nel mese di febbraio quindi si correggono gli elaborati e poi la graduatoria avrà valore per 2 anni, quindi andranno a lavorare tutti i 10.000 che verranno selezionati in questo concorso. È partito un altro concorso per 760 posti di lavoro per i centri per l'impiego. Hanno partecipato, hanno fatto la domanda 70.000 giovani diplomati e laureati. Cioè stiamo facendo per il lavoro quello che non fa nessuna regione d'Italia. E quindi ho informato anche Zingaretti che per la verità, per la prima volta, ha rilanciato con un piano per il lavoro i 500.000 posti nella pubblica amministrazione. E poi l'ho informato del lavoro che stiamo facendo per le liste in vista delle elezioni regionali, con molta tranquillità, in silenzio e soprattutto senza perdere tempo con le palle della politica politicante. Il lavoro, la sanità, i trasporti, la scuola, la politica, quando non è legata a queste cose, non vale niente, è fatta solo di chiacchiere. A margine del sopralluogo che il presidente ha compiuto nell'area mercatale di Via Piave, si è registrata anche una singolare protesta da parte di una persona che poi è stata allontanata dalla Digos con un cartello nel quale fa conoscere le sue intenzioni di voto orientate al Movimento 5 Stelle. L'apertura del cantiere al mercato di Via Piave è stata anche l'occasione per presentare tutto il piano di interventi che nei prossimi mesi interesseranno le aree mercatali della città di Salerno. A Torrione invece è fallito il progetto di finanza privata per l'area di Via Robertelli. Sentiamo.
Ci vorranno 6 mesi per completare l'intervento di riqualificazione dell'area mercatale di Via Piave nella parte situata in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Un presidio di sorveglianza fisso dei vigili urbani di Salerno, bagni nuovi, la messa in sicurezza delle alberature nel piano di riqualificazione illustrato questa mattina ed è avviato concretamente con i lavori con il beneplacito del Comitato di Quartiere di San Francesco. L'avvio dei lavori è avvenuto questa mattina alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È stata occasione per l'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, di parlare in modo più ampio anche di altri progetti di riqualificazione che riguarderanno le aree mercatali del Comune capoluogo. Cerchiamo sicuramente di mantenere nei tempi, ma siamo soddisfatti di iniziare questo nuovo anno 2020 con questa iniziativa che avevamo programmato da un po'. La risistemazione dei mercati chiaramente non finirà qui. Abbiamo già in programma di riandare al Decrescenzo, dove c'è stata già l'anno scorso una ristrutturazione, per mettere in sicurezza la parte di sopra dove piove e di fare un po' di manutenzione, e di andare subito a Robertelli dove c'è la parte del mercato ittico che è un po' scivolosa, quindi deve essere assolutamente revigata, e credo che lo faremo entro il prossimo mese. Questi sono gli obiettivi che ho dato al dirigente e che ci siamo dati come amministrazione. Insomma, dobbiamo mantenere un programma di ristrutturazione dei mercati che andava fatto non solo per dare decoro agli operatori che ne avevano bisogno, ma questo mercato, voglio dire, sarà chiuso secondo quella che è la legge regionale, ma anche coperto non solo dalla parte degli operatori dei mercati, ma di tutti gli avventori che potranno passeggiare ritrovando quel colore, quegli odori del mercato che avevamo da piccolini, e poter comprare qualcosa in totale libertà con la sicurezza dei residenti. Infatti le radici degli alberi saranno, preservando il verde, saranno messe in sicurezza quelle pericolose. Più nello specifico, per quanto riguarda l'area mercatale di Torrione in via Robertelli, sono scaduti i termini entro i quali il progetto di finanza privato poteva essere attuato e quindi si ricomincia da capo. Che credo che ad oggi, ho chiesto qualche tempo fa la cantarella, sia anche decaduto, perché l'imprenditore non ha dato seguito agli atti burocratici che avrebbe dovuto. Quindi chiaramente chiunque voglia presentare un progetto di finanza può farlo, e riguarda l'ufficio dei project financing. Per quanto riguarda noi, abbiamo recintato e delimitato l'area l'anno scorso, dobbiamo secondo me automatizzare per togliere la promiscuità tra il parcheggio e il mercato, ma dobbiamo sicuramente intervenire dalla parte ittica, perché è scivoloso, le signore la mattina possono cadere, e quindi nelle prossime settimane daremo atto, così come abbiamo dato atto a questo intervento che è di un quartiere distintivo della città. E restiamo in tema di lavori importanti, perché è pronta a scavare i fondali del porto di Salerno. Da questa mattina una maxi draga è attraccata alla banchina del porto, della stazione marittima, per avviare i lavori che consentiranno di far attraccare le navi di più elevata stazza. Sentiamo. Più volte annunciati e dettagliati nei tempi, i lavori di dragaggio al porto di Salerno sono finalmente partiti. Alle luci dell'alba ha attraccato alla banchina della stazione marittima di Salerno la maxi draga belga Bridal, che ha lasciato il Portogallo per approdare al molo Manfredi di Salerno. Lavorerà per lo scavo dei fondali, garantendo così un più ampio pescaggio per le navi da crociera che all'inizio della primavera faranno scalo alla stazione marittima disegnata da Zadid. La superdraga di colore verde, particolarmente imponente, consentirà di movimentare i fondali. Le attività, che andranno avanti 24 ore su 24, saranno suddivise tra il molo Manfredi e lo scalo commerciale. La prima parte dei lavori durerà 80 giorni. Saranno scavati in totale oltre 3,25 milioni di metri cubi. Gli interventi serviranno ad approfondire i canali di accesso e le banchine per far entrare ed attraccare navi di più elevata stazza e pescaggio. Il dragaggio dei fondali consentirà, al termine dei lavori, di arrivare dai 6,40 metri attuali ad 11 metri. La prima parte dei lavori, che terminerà entro metà marzo, porterà i fondali a 8,40 metri. Grande fermento alla stazione marittima e grande attenzione da parte del management della società Salerno Stazione Marittima. Il calendario crocieristico è già in via di completa definizione. Il primo arrivo è previsto per il 31 marzo, ma il test probante sarà quello del 19 aprile, quando a Salerno farà rotto la Crown on Princess, la nave da crociera della compagnia Princess Cruises. Se i lavori saranno ultimati, i passeggeri potranno attraccare alla stazione marittima, rendendola così finalmente vero terminal passeggeri.
In continuazione all'attività avviata già ieri, questa mattina il personale del nucleo operativo della Polizia Municipale, congiuntamente con gli addetti di Salerno Pulita, ha espletato il servizio di monitoraggio e controllo dell'area del centro storico per il rispetto delle norme per quel che riguarda la raccolta differenziata. L'attività odierna si è sviluppata in vicolo Sant'Andrea, nei pressi dell'omonima chiesa, all'incrocio con via Porta Catena, via Porta Rateprandi, tutta la strada fino ai gradoni della Lama, vicolo municipale Cipio Vecchio, Largo Campo e vicolo Guaiferio. Sono stati bonificati 9 siti diversi. Si è proceduto all'ispezione delle buste contenenti i rifiuti, a seguito della quale sono emersi elementi utili per identificare altri 2 responsabili degli abbandoni. Si tratta di 2 titolari di esercizi pubblici della zona che saranno sanzionati a norma delle ordinanze sindacali vigenti in osservanza alle prescrizioni della raccolta differenziata per aver conferito in maniera non ottimale i rifiuti differenziati. E dunque anche oggi nel centro storico di Salerno sono state effettuate delle operazioni per il decoro e il rispetto delle regole della raccolta differenziata, un aspetto sul quale è intervenuto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, soffermandosi anche sui controlli antismog avviati ieri. Sentiamo. C'è l'impegno quotidiano, costante e continuo dello speciale reparto dei vigili urbani impegnato a garantire il decoro del comune capoluogo. Ad evidenziarlo questa mattina il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, annunciando un'altra operazione che è stata svolta questa mattina e che fa seguito a quella di ieri. Noi lavoriamo costantemente per fare in modo che questo fenomeno vada scomparendo. Il capitano Novella, insieme alla pattuglia della Polizia Municipale, al quale va il mio ringraziamento, sta operando attivamente nel centro storico. In questo momento sono lì, tanto per intenderci, per fare in modo che vengano in via del tutto definitiva scongiurate queste azioni scellerate da parte di alcuni e possa tornare nel centro storico quell'area, il centro storico possa diventare quell'area di tranquillità e di bellezza che contraddistingue la nostra città. Il primo cittadino di Salerno ha assicurato analogo impegno anche per sconfiggere un altro problema, quello dell'alzamento dei livelli di smog nel comune capoluogo. Ieri i vigili urbani hanno dato il via ai primi controlli nel rispetto dell'ordinanza 17, quella che vieta la circolazione alle automobili diesel livello Euro 3. Questa è una questione complicata, naturalmente i controlli devono essere fatti e vanno fatti e li stanno facendo. Credo che gli sforamenti per quanto ci riguarda siano abbastanza tranquillizzanti, nel senso che la nostra area è migliore di quella delle altre città italiane, che pure soffrono di una grandissima e seria complicazione. Credo che noi siamo nei margini, ho parlato con l'ingegner Caselli l'altro giorno e mi ha tranquillizzato dicendo che le nostre centraline non rilevano sbalzi particolari nell'emissione delle polveri sottili. Vedremo nel corso, noi facciamo una verifica dinamica, man mano che si verificano eventuali problemi provvederemo con azioni sempre più pervasive. E la cronaca, incidente sul lavoro questa mattina a Capaccio, dove un operaio della Paestom è rimasto ferito durante i lavori di manutenzione stradale. Il 56enne è stato trasportato in ospedale. Sentiamo. Incidente sul lavoro questa mattina per un operaio della Paestom. Si tratta di un 56enne di Capaccio Capoluogo, addetto alla manutenzione stradale e del verde pubblico. L'uomo, mentre seguiva alcune operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale in località Borgo Nuovo, nello scaricare dal cassone dell'automezzo l'apposita macchina traccialine, per cause ancora da accertare, l'attrezzatura è sfuggita al controllo, rovinando addosso all'operaio, ferendolo al corpo e al viso. Ad allertare i soccorsi il collega di servizio. Sul posto sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal maggiore Natale Carotenuto, unitamente all'ambulanza medicalizzata dell'ASI di Piazza Santini, che ha trasportato il dipendente comunale presso l'ospedale di Battipaglia per tutti i controlli del caso. L'uomo ha riportato ferite all'addome e al volto. Ad accertarsi immediatamente delle condizioni del lavoratore, il presidente della Paestom Mario Miano e il consigliere comunale di maggioranza Pasquale Accarino, delegato alla sicurezza. E
ad Agropoli invece c'è stato un altro incidente, è rimasto ferito un quindicenne del posto. Il ragazzo, uno studente, per cause ancora in fase di accertamento, è finito sulla sponda di contenimento in cemento del Testene dopo un volo di alcuni metri dal ponte stradale che in via Piave sovrasta il corso d'acqua. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 e dei carabinieri della locale compagnia, coordinati dal capitano Fabio Lagarello, che ora indagano su quanto accaduto. Secondo i primi rilievi eseguiti dai militari della locale stazione, il minore sarebbe caduto accidentalmente. E questa mattina invece ad Agropoli si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma destinata ad ospitare la locale compagnia della Guardia di Finanza. L'immobile è stato intitolato al finanziere di mare Costabile di Sessa, originario di Castellabate, decorato della Croce di Guerra al valor militare, scomparso nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo. Con il comandante interregionale della Guardia di Finanza qui ad Agropoli oggi per l'inaugurazione della nuova caserma, sede della compagnia locale. Un importante traguardo per un importante presidio di legalità sul territorio. Sì, perché ormai noi dobbiamo far percepire agli imprenditori, ai commercianti, al lavoratore, a chi cerca lavoro, che non si può cercare di realizzarsi e di cercare il benessere in modo illegale. Noi dobbiamo tutelare tutti quelli che vogliono essere rispettosi dei principi, delle regole e dei valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, e impedire che siano soccombenti rispetto alla concorrenza sleale di chi si rivolge al male per portare avanti i suoi affari e i suoi interessi. Sì, per noi finanzieri di Salerno oggi è un giorno di festa, perché inaugurare una nuova caserma, una nuova casa dei finanzieri delle Fiamme Gialle è sempre un momento che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Al termine di un percorso sinergico, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, siamo riusciti a trovare una sistemazione adeguata ai nostri 40 militari di Agropoli che tutti i giorni sono impegnati sul territorio cilentano per garantire l'affermazione dei valori di legalità economica e finanziaria in un territorio di grande interesse economico. Questo per noi è un grandissimo traguardo, come appunto lei ha detto, iniziato nel luglio del 2016 e terminato praticamente a dicembre 2019. 3 anni di intenso e duro lavoro da parte delle imprese che hanno lavorato, dell'amministrazione comunale e anche nostra, che insomma abbiamo dovuto rendere efficace ed efficiente questa struttura. Struttura che è un vero presidio di legalità rafforzato sul territorio, perché ci sono oltre 700 metri quadri dedicati agli uffici, oltre ad ampi spazi tecnici, sala briefing, archivi, armeria, sala intercettazioni. Anche per il personale abbiamo pensato di dedicare 2 alloggi della struttura al personale che magari ne facesse richiesta e ne avesse bisogno, oltre a delle camerate per il personale più giovane che vuole essere qui presente. Questa è una cosa molto importante, perché ci consente anche di rafforzare l'organico della Guardia di Finanza di Agropoli, magari in futuro camerate pensate anche per il personale femminile, perché abbiamo delle camerate a loro uso esclusivo praticamente. E quindi mi piace però sottolineare una cosa, il grande ruolo dell'amministrazione comunale, perché oggi come oggi mi rendo conto che investire oltre 1,5 milioni di euro in una struttura pubblica è veramente un'impresa, e loro l'hanno fatto con grande dedizione e disponibilità, così come le imprese. Ecco, un'altra cosa che mi piace sottolineare è che le imprese hanno dimostrato una grande dedizione e disponibilità, percependo questa opera come se fosse un'opera proprio della collettività, esaudendo quindi tutte le nostre richieste, dalle più banali a quelle più tecniche, per rendere la struttura veramente efficace ed efficiente. Anche la sola intitolazione di questa strada, la via Fiamme Gialle, testimonia un grande attaccamento verso l'istituzione.
E nella serata di ieri la stazione di Torre Orsaia ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare per due giovani di San Giovanni a Piro per un episodio di aggressione e rapina avvenuta nel febbraio dello scorso anno. I due ragazzi di 23 e 21 anni avevano minacciato ed aggredito un uomo con calci e pugni alla testa e al corpo per sottrargli la somma di 40 euro. L'attività dei carabinieri della stazione di Torre Orsaia a seguito della denuncia della vittima ha portato i due aggressori allo scoperto. I due sono stati arrestati, al momento sono entrambi ristretti agli arresti domiciliari. Nella vicenda invece della locazione del compendio immobiliare Nettuno nell'area archeologica di Paestum, anche la Corte dei Conti centrale assolve definitivamente dall'accusa di aver concorso nell'appropriazione indebita degli affitti l'ex sindaco della città Italo Bosa. Locazione del compendio immobiliare Nettuno nell'area archeologica di Paestum. Con sentenza della prima sezione giurisdizionale, anche la Corte dei Conti centrale assolve definitivamente dall'accusa di concorso in appropriazione indebita degli affitti l'ex sindaco della città dei Templi, Italo Bozza, assistito nella controversia dall'avvocato Gaetano Paolino, così come Carlo Samaritani, amministratore dell'ente morale per le antichità e i monumenti della provincia di Salerno, il funzionario comunale apicale Carmine Greco ed i tecnici comunali Vincenzo Criscuolo e Mario Barlotti, respingendo così il ricorso presentato dalla Procura regionale della Corte dei Conti che aveva chiesto la condanna al risarcimento di circa 110.000 euro in favore del comune di Capaccio Paestum. Lo stesso ente è tenuto ora a risarcire ciascuno dei coinvolti con la somma di 3.000 euro cada uno. Con questa sentenza viene dunque scritta la parola fine a una querela che durava da diversi anni. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Allevatori pronti ad adeguarsi al nuovo programma della Regione Campania perché che riguarda il rispetto delle norme ambientali. Sentiamo. Sì, stasera a Capaccio si vuole lanciare una vera e propria programmazione per una soluzione definitiva, soprattutto per quanto riguarda i reflui zootecnici, e quindi un modello da adottare con rapidità e soprattutto con la massima qualità del sistema di smaltimento dei reflui, e bisogna fare presto. Nel rispetto dell'ambiente bisogna conciliare agricoltura, zootecnia, turismo, ma sempre nel rispetto dell'ambiente. Stasera allevatori, regione, ente locale, università, ci sono tutti i presupposti per avere le idee chiare e per fissare degli obiettivi a breve termine. Non abbiamo più la possibilità di aspettare. Anche la direttiva sui nitrati ha più di 20 anni, ci sono state proroghe, ma al di là delle proroghe, delle imposizioni dell'Europa, delle leggi, c'è il buonsenso, c'è sempre questa legge suprema del buonsenso che ci deve guidare, e credo che da Capaccio stasera ci sarà un'ottima proposta, una prospettiva, e sono anche convinto, io lo dico da sindaco, noi su questa questione ci siamo e diciamo che non è che c'è la possibilità di risolvere il problema. A Capaccio questo problema si risolverà, si deve risolvere, nell'interesse di tutti, degli allevatori, nell'interesse dell'ambiente, del turismo, delle future generazioni. Noi non possiamo permetterci il lusso di continuare così come si è fatto finora. È una situazione che va affrontata e ci sono tutti i presupposti per farlo e per farlo bene. Ed ora è il momento, come di consueto, di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Jojo Rabbit, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it.
Per la seconda edizione della rassegna di teatro comico Una risata allunga la vita, organizzata dal Teatro San Paolo di Pontecagnano e la compagnia Nuova Edutipe, sabato e domenica la compagnia Quelli che il teatro mette in scena Grossi affari in famiglia di Marco Lansuise e Rosario Verde per la regia di Ciro Ruoppo. Due gli spettacoli sabato 18 gennaio alle 20.45 e domenica in replica alle 19.30. Per informazioni 339 53 61 055. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio, con la Salernitana che è pronta a scendere in campo all'Adriatico in trasferta domenica prossima, ma lo facciamo subito dopo aver visto anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Ortofrutta, salumeria, gastronomia, macelleria. È un vasto assortimento di prodotti bio, senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio. A Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. Fino al 19 gennaio, gocce di verdura 1,99 euro. Lupini in salamoia, mezzo chilo, 99 centesimi. Clementine con foglia, 1,19 euro al chilo. Prosciutto cotto ginepro, 59 centesimi letto. Prosciutto crudo nazionale, stagionato 16 mesi, 1,19 euro letto. Pomodori pelati, 400 grammi, 30 centesimi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo dunque alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio, Salernitana tra ripresa e mercato. Primo allenamento ieri in Granata per Felipe Curcio, oggi è invece il giorno di Aia. Ventura invece si blinda in difesa e pensa all'11 da schierare domenica prossima all'Adriatico di Pescara. Contro i Delfini sarà ancora 3-5-2. Sentiamo. Un altro rinforzo in difesa, un ingaggio annunciato, Ramzi Aia si aggregherà oggi alla Corte di Ventura. Il cartellino del calciatore classe 1990 è stato acquistato dal Pisa dietro un indennizzo di circa 400.000 euro, contratto fino al 2023 per Aia, che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato ma che non potrà essere utilizzato all'Adriatico di Pescara perché squalificato. Ieri intanto al Merirosi Granata hanno svolto una doppia seduta di lavoro, primo allenamento in Granata per Felipe Curcio, l'esterno mancino brasiliano che ha firmato un contratto fino al 2022. Lui sì che sarà disponibile per la trasferta all'Adriatico, depositi permettendo. A tal proposito c'è da sciogliere il giallo sul rinnovo contrattuale di Moses Ogier. Il ghanese ha accettato di buon grado il prolungamento fino al 2022 con opzione per altri due anni alla Salernitana, ma il contratto al momento non è stato ancora depositato. La San Benedettese intanto, in cerca di rinforzi a centrocampo, si è fatta viva. I marchigiani potrebbero prelevare Ogier anche a titolo definitivo. Il giocatore dal canto suo preferirebbe un prolungamento con l'Ippocampo e un'eventuale partenza in prestito, ma per 6 mesi. Su di lui ci sono anche Avellino e Virtus Entella. Altro centrocampista in partenza è Marco Firenze, che non rientra più nei piani della Salernitana, si sta allenando a parte mentre il suo agente Pisagane lavora per trovargli una sistemazione, preferibilmente in serie cadetta. È stato proposto all'Ascoli, che nicchia, in uscita anche Morrone verso il prestito in terza serie al pari di Calombo. Per il resto la Salernitana ha rispedito al mittente le richieste provenienti dalle
dall'Egitto per Lamin Yallo e sembra orientata a rinviare ulteriori movimenti alla settimana prossima o addirittura a quella che condurrà al rush finale della campagna trasferimenti dopo il match con il Cosenza. A Pescara la Salernitana giocherà con il 3-5-2 davanti a Mikai, possibile l'esordio per Artò sul centro-destra con Migliorini in mezzo e Jarosinski dalla parte opposta. Biyong è scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore e potrebbe fare altrettanto nella lista degli elementi di interesse tecnico della società, che non rifiuterà eventuali proposte sul suo conto. In mediana da valutare le condizioni di Lombardi con Akpak Pro sul centro-destra, Gigek in cabina di regia e Maestro Mezzala a sinistra. Sulla fascia mancina è ballottaggio Lopez-Curcio con il primo favorito a meno di sorprese in chiave mercato. Sulla destra invece sfida Cicerelli-Lombardi con quest'ultimo che appunto sta recuperando dopo l'attacco influenzale di inizio settimana. Ed ora la pallamano femminile, ultima giornata della stagione regolare di volley femminile, Serie A2, nuovo esame per la P2P di coach Barbieri, in serie utile da 4 giornate nelle quali ha conquistato 11 punti su 12 a disposizione. Il sestetto bianco-rosso-blu si prepara all'ultima gara prima della sosta lunga. Domenica 19 gennaio a Montecchio Capitan Travaglini e compagni affronteranno Montecchio, fischio d'inizio alle ore 17. Le avversarie di tappa hanno 25 punti in classifica e sperano ancora nell'inserimento in extremis in fascia playoff. La P2P ha altri obiettivi, ha rimesso in piedi la propria stagione e vuole proseguire la marcia salvezza in attesa di giocarsi tutto poi nella pool altre 10 finali. Il mercato di volley chiuderà i battenti l'ultimo giorno di gennaio. Ogni squadra può fare 2 movimenti in entrata e 2 in uscita con giocatrici italiane. La straniera è un capitolo a parte, ma la P2P si tiene stretta Bomber Esdel, opposto di Trinidad e Tobago, migliore realizzatrice della squadra. E con quest'ultima notizia di pallavolo femminile si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. L'appuntamento è alle prossime edizioni. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.